Benvenuti a una nuova puntata di Poetando Ergasterio che vi presenta un'autrice il cui nome è già un... collegato alla poesia. Alba, le albe dei poeti provenzali, sono un genere letterario molto, molto bello, molto apprezzato: le albe dei trovatori. E noi abbiamo oggi Alba Rattaggi Buongiorno. Bene, Albarattaggi è stata eletta qualche anno fa, pensate, bizzozerese dell'anno, è vero? È vero, è vero, è vero, è proprio vero. <ride> ero quasi, sì, sì, nel, nel 2016, nel 2016, a fine anno, quando fanno questa festa bizzozero. Sì, festa fa, diciamo che è una tradizione diciamo, di, di Raffaele Coppola che è un esatto, organizzatore del del esatto. Bizeterese dell'anno. Albarattagi è molto amata nei, nei rioni di Varese perché io una volta stavo passeggiando a San Fermo, nella vecchia San Fermo, ancora molto bella, molto, molto romantica, e ho trovato su, su una parete di San Fermo una, una bella targa con una poesia di Albarattaggi. Come mai è finita? Proprio lì una sua poesia. È finita lì perché per qualche anno, pochi forse, due o tre anni, eh, avevano indetto un concorso di poesia proprio lì a San Fermo, e io non, non lo sapevo nemmeno perché, vabbè, insomma, rispetto a dove abito, San Fermo è un pochino. Sì, qualche volta andavo alla psicosintesi, su comunque, insomma, lì, quando ho saputo, ho partecipato. Io ho vinto il primo premio e allora mi hanno detto che chi vinceva pubblicavano proprio lì sul, sul, sulla via una, una targa, con, ho detto, caspita, una cosa carina, insomma, ho detto, insomma, di solito danno una cupa, un diploma, però invece così è una cosa... È una cosa simpatica, insomma, gratificante. Ecco, diciamo. Esatto, di premi di poesia ne ha vinti tanti. Sì, 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 qualcuno: il Pennino d'Oro, quello indetto dai Lion, sì, sì, qualche premio, sì, qualche premio sì, sì, l'ho vinto. Sì. Bene, allora direi subito di conoscere la poesia di Albarattaggi e di leggere subito. Eh, qualche poesia qualche diciamo, speciale qui cui Albarattaggi è molto, molto legata, ecco. anche qualche inedito ci ha portato al eh, sì. Albarattaggi oggi anche degli inediti, pensate. Ecco, allora una poesia inedita che dal titolo Desolazione: Grigio il balcone sorregge svogliato, un'agonia sfiorita di gerani, squallida strada di periferia sonnecchia in un torpore impolverato mulinelli di foglie accartocciate, bisbigliano, consunte litanie, rari passanti, stanchi, gli occhi spenti, trascinano un tempo orfano di sogni e un cielo senza luce, incapace di un solo pensiero d'infinito». Bene, eh, questo è un inedito di Alberattagi che però in grembo ha anche altri, altri libri, eh, fra cui un'antologia un sì, di poeti... Un'antologia di, di, di poetia varese, che poeti è stata avarese. anche questa pubblicata da Nem. Nuova editrice magenta di Dino ricordiamo. Esatto, esatto. Posso leggere una poesia sì, pubblicata sì, dal titolo Spigoli. Si spezza la luce del giorno e si infrange, rabbiosa e inquieta. Contro il muro di freddo granito di un orgoglio cieco e ostinato. Smagliature di un tempo perduto si rincorrono alla rinfusa nel silenzio compatto, tenace di abitudini orfane e vuote. E il giorno, scabro, sconfitto, si inabissa nel gorgo profondo di una sera piatta, tratante, sotto un cielo grigio, di piombo. Sibila il vento beffardo. Remote litanie d'abbandono Scompigliando con spifferi tetri Solitudine, dubbi, segreti Bene, c'è anche una eh, componente musicale molto forte in queste poesie Ecco, Quando hai iniziato a scrivere? Ma eh, Devo dire che è stata una, sono sempre stata una appassionata lettrice Anche di poesie Però iniziato, ho iniziato a scrivere già in età adulta mm. Già in età adulta, proprio per dare un po' sfogo a, a volte a dei grovigli che, che, che si hanno dentro, perché secondo me la scrittura è catartica, per cui uno scrivendo riesce a, un po a fare anche un po' di ordine dentro di sé, almeno io, io la vivo in questa dimensione. Ovviamente poi magari le prime erano un po', un po più, un pochino meno curate, ecco, diciamo, scrivevo un po' così, poi come si dice, non so se vale anche in poesia, però facendo si impara e poi anche seguendo, appunto io sono una frequentatrice della piccola Fenice, ho imparato molto dal professor Raffo, anche da vari autori che, che, che frequentano e, e per cui pian piano poi insomma uno un pochino impara. Ecco, ecco dunque Silvio Raffo diciamo come, come modello, ma chi sono i suoi poeti di riferimento? Poete di riferimento, diciamo che mi piacciono molto i decadenti, mi piace molto Pascoli, Pascoli è un autore che leggo molto volentieri, lo trovo molto musicale, lo trovo, lo trovo, mi piace Guido Gozzano, leggo Guido Gozzano con, ogni tanto, sul, sul mio comodino non mancano mai libri di tutti i generi, ecco. ah, ovviamente anche di poesia, ecco. Leopardi, che, che Mario Luzzi, Antonia Pozzi, che la trovo veramente una, una scrittrice con una sensibilità alda merini, però devo dire che preferisco Antonia Pozzi ad Alda merini. Ecco, esatto, devo noi dire. abbiamo dedicato una um, puntata speciale a Antonia Pozzi in occasione dell'anniversario della sì. sua morte proprio con Silvio Raffo. Ecco, direi di continuare a leggere per Le, appunto, conoscere più a fondo eh, Albarattaggi. Un'altra poesia che ho scritto proprio recentissimamente che è intitolata È solo vita. Il vento mi porta a suo profumo, l'inconfondibile sentore del mio lago, e il cuore alla gola già s'appressa, nell'attesa di vederlo oltre la soglia. Misto al sangue mi scorro nelle vene, grumi di vita d'infanzia mai sopita, orme scolpiti a fuoco nel profondo, incancellabili stimmate del tempo. Sigilla il cuoris in singulto estremo, nell'arcano silenzio della notte, soppore ed eterno il tremolio di stelle, scende dal cielo danzando sopra il lago. E a consolare gli sconsolati giorni, velati affanni pronti ad affiorare, piccole mani di tenerezza intrise e occhi innocenti. È solo vita. Ecco, in questa poesia torna diciamo l'immagine del lago, che forse è anche. Nelle sue prime poesie c'era in Voglia di nastri rossi, mi sembra, una poesia Voglia sul lago, adesso se non, rossi, vediamo, se non ricordo male. Vediamo. Comunque allora il lago, il suo rapporto con il la, lago come nasce? Il mio rapporto con il lago, siccome io sono nata lì a Laveno Monbello, sulla sponda che si dice la sponda magra del lago Maggiore, e, e diciamo che è un elemento che ho, che ho sempre amato, mm. l'acqua, il lago, forse ancora più del mare, non so come dire, forse perché ho le radici lì, ho le radici nell'acqua dolce, non nell'acqua salata. E, e devo dire che eh, tutte le volte che torno, perché ovviamente vabbè, finché c'erano i miei genitori, adesso comunque mio fratello ha mantenuto la casa di famiglia, per cui mi capita. E tutte le volte che arrivo e che vedo il lago mi dà comunque. Un sussulto, un'emozione, perché eh, probabilmente, non so, eh, è un elemento che mi. Che, è, è per cui mi ispira. Mi ecco ispira. Eh, solo a parlare del lago la sentiamo emozionata. Ci trasmette anche eh, emozione. l'emozione. Avevo scritto questa poesia. Eh. Eh, L'opera prima è appunto. Questa è eh, voglia, è prima, voglia di nastri, di nastri rossi. rossi edita sì, nel sì, 2002-2003. Sì. Sì sì, 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 sì. Un quindi c'era una poesia po sul lago. Ricordavo esatto, bene, ma forse anche più di la poesia molto breve, che è intitolata Il risveglio del lago. I primi raggi di sole risveglia spavalti la quiete del lago, che d'un tratto si frange in lucciole d'acqua, spavillanti diamanti, liquida luce che l'anima beve. Bene. Ho scritto diverse sì. poesie sul lago, sì, 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 sì. sì. E qui adesso Beh. direi di andare un po' a ruota libera e di scegliere, di diciamo, scegliere. altre poesie allora... in modo che i nostri... <ride> i telespettatori possono proprio avere sì. il polso della, della poesia di, di Allora, diciamo che un mio modo di scrivere, che anche questo l'ho scoperto, beh adesso un po' di anni fa, però sono gli haiku, che sono questi, questi cioè chiamarle poesie è, è troppo, sono veramente dei flash, sono delle intuizioni molto ecco allora io ho portato qualche qualche anche se ho anche di IQ lieto colle ha pubblicato una raccolta un battito d'ali ecco, ecco esatto lieto colle è ecco, nota sì, a casa sì, editrice sì, sì, quindi sì. Ha magari possiamo leggere anche dal, dal, dal questo libro, libro, un battito dal dali. libro un battito d'ali come mai un battito d'ali un battito d'ali per la brevità per la brevità cioè ecco che ho L'Incipi dice, cioè, l'armonia sposò la parola e nacque poesia, ecco, questo è il mio concetto di poesia. Oppure, perché il primo Haiku, poesia è un volo dell'anima radente il cielo. Ecco, questi, gli Haiku sono questi versi brevissimi di 17 sillabe. Boccioli in fiore, trasterpagli abbandono, vince la vita. A poco a poco il cielo si schiarisce, bussa la gioia. Danza il ruscello mentre scende dal monte, guardando il cielo. Risuona arcana nel grembo della terra, danza di vita. Fresca rugiada sulle foglie del tiglio, alba d'estate. Sul ramo in fiore, cinguettio di passeri, concerto al sole. Fiori a cascata, sulla lunga muraglia, spruzzi di gioia. Qui ritorno al mio lago. Notte stellata, nello specchio del lago, scaglie di luce. Ecco, questo genere, come hai com incontrato l'Aiku? Allora, avevo conosciuto una signora che era proprio un po' una studiosa di Aiku, mm, lei, cioè, che, che sono proprio dei... È un tipo di, di, di scrittura che deriva dal Giappone, come, come dice la parola IQ. Diciamo che in Giappone sono, che è nata un millennio fa circa, sono molto rigidi, cioè bisogna parlare. Ovviamente alle sue regole devono essere 17 sillabe, soprattutto fonetiche, non so, ecco, boccioli, in fiore, traster, paglia, abbandono vince la vita, ecco 575 5. e diciamo per il Giappone bisogna esclusivamente parlare della natura della natura, eh, fiori, stagioni, animali, ecco non sono previsti i sentimenti mentre invece qui da noi diciamo che insomma si è un po' più allargato il concetto ecco. e mh, le sue regole vabbè, ovviamente non hanno titolo data la brevità e non, non, non si, le rime, le assonanze sì, le consonanze sì, ma le rime no, diciamo che hanno delle loro regole, che non sempre è facile rispettare, se, però sono dei, siccome in genere anche la poesia è abbastanza breve, per cui diciamo che mi, mi vengono, insomma do, dopo un po' vengono abbastanza... ecco. Cui... Bene, allora direi di chiudere questa puntata di Poetando Ergasterio con uh, un IQ di albarattaggi che possa un po' chiusare un po' tutta, tutta la, questa puntata. Tutta questa puntata. Folla di stelle a spiarmi nel buio, dolce è la notte. Bene, allora anche per noi è dolce la notte, eh, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Poetando Ergasterio, ma ringraziamo soprattutto... Grazie. Alba Rattaggi. Con cui aspetteremo l'alba di un nuovo giorno. <ride> sì, e... Grazie, grazie in un battito d'ali. <ride> <ride> grazie a voi. Bene, grazie, arrivederci.